Amici e lettori delle Edizioni Amrita, benvenuti a questo tutorial sull'affiliazione al sito delle Edizioni Amrita. Accediamo al sito. Nel pannello Account vedrete alla seconda voce Affiliazione Amrita. Clic ed entriamo nella parte dedicata all'affiliazione. Nel primo riquadro potrete registrarvi, nel secondo, se siete già registrati, potrete effettuare il login. Clicchiamo su Registrati per accedere all'iscrizione. In questo primo campo immetteremo il nostro indirizzo email. Ovviamente il nome, il cognome. E in questo campo mettiamo un nickname o una parola a vostra scelta che vi contraddistingua. Alcune di queste informazioni sono opzionali, tranne l'indirizzo, la città di residenza, la provincia, il CAP e anche il paese, nel nostro caso l'Italia. Passiamo ora al metodo di pagamento. Ci sono tre metodi di pagamento disponibili: PayPal, l'assegno oppure il pagamento attraverso conto corrente bancario. Se selezionate PayPal, basta inserire la mail con cui siete abituati a ricevere o a inviare pagamenti appunto con PayPal. Se selezionate la modalità assegno, sarà necessario specificare l'intestatario da riportare sull'assegno. Mentre il terzo e ultimo metodo di pagamento è attraverso il conto corrente bancario. Nel primo campo inseriremo il nome e il cognome del o della titolare del conto. Nel secondo campo inseriremo il codice IBAN del conto. Nel terzo campo il nome della banca di cui siamo clienti. Nel quarto campo, opzionale, il nome o il codice della propria agenzia. Nel quinto l'indirizzo della nostra banca. E nel sesto e ultimo campo il codice SWIFT nel caso il pagamento avvenga verso una banca estera. Dopodiché controlliamo di avere compilato correttamente tutti i campi. In questo momento abbiamo selezionato PayPal, ma sappiate che non è necessario inserire immediatamente tutti questi dati. Potrete infatti inserire i dati per il pagamento in un secondo momento. Dopo aver inserito nome, cognome, email e così via, spuntiamo dunque la casella dell'accettazione e clicchiamo su Iscrizione. Bene, l'iscrizione è avvenuta con successo. A questo punto riceveremo una mail con una password provvisoria per accedere al pannello Affiliati Amrita. Clicchiamo a questo punto su Entra nel tuo account. Nella mail che avremo ricevuto troviamo appunto questa password provvisoria che potremo copiare e incollare nell'apposito campo del form. Avremo così effettuato finalmente il login. Ed eccoci nel pannello Affiliati Amrita. Vi consigliamo di leggere bene questa prima parte introduttiva e di consultare anche la sezione Come iniziare. Qui troverete numerosi consigli su come iniziare oppure, nel caso abbiate già iniziato, su come migliorare le vostre prestazioni. Torniamo su Inizia e andiamo su Banner Campagne pubblicitarie. Qui troverete già pronta la prima campagna che vi offre un 5% su ogni ordine che dovesse provenire da un vostro visitatore. Dal momento in cui il vostro visitatore fa clic e viene reindirizzato sul sito delle Edizioni Amrita e per i 10 giorni successivi, nel caso in cui dovesse fare un acquisto, vi verrà riconosciuta una commissione, in questo caso corrispondente al 5% del suo ordine. Troverete svariati link e banner che puntano a prodotti delle Edizioni Amrita, più due link generici che vi indirizzano alla home page. Facciamo clic sul pulsante Ottieni il codice del banner e copiamo il codice. Questo codice andrà inserito sul vostro sito, blog, forum, newsletter o anche pagina Facebook e così via, in modo che possa essere visibile come in questo caso. Semplicemente facendo clic, il vostro visitatore verrà reindirizzato sul sito delle Edizioni Amrita. Il sito terrà traccia di questa visita, dando a voi la possibilità di ricevere una commissione sull'eventuale acquisto del vostro visitatore. Tornate ora sul pannello di controllo, cliccate su Inizia e Rapporti. Selezionando Statistiche rapide avrete la possibilità di vedere quanti clic sono stati fatti sul banner e quanto vi hanno reso. Tenete presente che la rendicontazione non avviene in tempo reale, sono necessari dai 10 ai 15 minuti.